l'attività dell'aeroporto di L'Aquila inizia nel 1968 grazie ad un entusiasta manipolo di appassionati del volo a motore sotto la guida spirituale del francescano Padre Onorato, ex pilota militare che dopo essere finito in mare una notte di battaglia del 44 fece voto a vita monastica presso il convento di San Giuliano in L'Aquila. Durante il ventennio 1970-80, i primi soci intraprendenti e veri appassionati del volo trasformarono l'aviosuperficie in un piccolo aeroporto brulicante di intensa attività aerea e volovelistica. L'aviosuperficie di Preturo agli inizi era solo un prato con una fila di cinesini, unici elementi che permettevano di identificare la pista e la zona come aeroporto. Per ripararsi dal sole ci si rifugiava sotto l'ala dell'unico aereo disponibile, un Partenavia P-66. Solo qualche anno più tardi arrivarono un vecchio aereo adibito a traino e il nostro primo Aliante, col quale iniziammo a sperimentare le condizioni aeree che si rivelarono subito eccellenti, grazie alla particolare conformazione orografica di quattro dorsali che degradano a raggiera verso l'aeroporto. La zona è considerata in assoluto la più adatta al volo a vela conosciuta a livello europeo e lo dimostra la massiccia presenza di alianti che nel periodo estivo provenivano oltre che dal nord Italia anche da tutta Europa e dai paesi dell'est, finché oscure vicende hanno rischiato negli anni 90 di trasformare questo paradiso del volo in una desolata landa d'asfalto. Alessandro, mi senti? L'inaugurazione dell'aeroporto dei parchi, affiancato all'Aviation Day Expo 2011, dice la dottoressa Francesca Bittarello, organizzatrice dell'evento, vuole essere un'occasione di rilancio ad alto livello dello scalo aquilano. Il nostro obiettivo consiste nel realizzare in Italia una manifestazione aeronautica internazionale con esposizione statica di aeromobili e loro componenti e servizi relativi alle industrie nazionali e internazionali, accessibili anche ad un ampio pubblico. Un momento di incontro per il settore che può interessare non solo gli operatori specializzati delle nostre industrie, ma un più ampio pubblico di appassionati del volo e di tutti i valori civili e militari che il nostro paese ha storicamente sempre rappresentato ai massimi livelli mondiali.
adesso alle 12 avremo questo importante convegno sul turismo aeronautico dove ci saranno dei relatori d'eccellenza. Già abbiamo avuto numerose adesioni anche del pubblico, perché qui si parlerà veramente del futuro di questo scalo, del futuro dell'Aquila, del futuro del turismo aeronautico qui all'Aquila. Poi, subito dopo il convegno, ci sarà il display acrobatico. Il display acrobatico, le prove per il programma di domani, dove dalle 15 alle 18 tutto il pubblico potrà assistere a questa bellissima manifestazione aerea, che è il contorno del nostro Expo, quindi un contorno fatto di velivoli, pattuglie, lancio di paracadutisti. È un surplus che noi, un valore aggiunto chiamiamolo, che noi abbiamo voluto dare a questo Expo. La manifestazione, continua la dottoressa Bittarello, viene da noi denominata Italy Aviation Day Expo 2011 e non è limitata solo ad un'area espositiva indoor, ma anche ad un'area espositiva esterna, accanto ad una pista di volo, in quanto riteniamo essenziale sia la visione statica dei velivoli che quella dinamica ed emotiva rappresentata dalle esibizioni in volo. Dopo il successo strepitoso di questa edizione Aviation Day, nel raggio di un chilometro non vi è rimasto un solo centimetro quadrato di parcheggio.
Atterriamo e restiamo in punto attesa ad osservare il futuro sviluppo di questo scalo che auguriamo radioso e che rappresenti un importante contributo alla rinascita della zona duramente colpita dal sisma del 6 aprile 2009.